Diciamocelo, il 2021 è stato un anno talmente tanto bello che non potevano farcelo chiudere senza uno scossone. Matthijs de Ligt. È un fulmine a ciel sereno o è un qualcosa di cui dovevamo aspettarci prima o poi? Cioè, dovevamo confrontarci con la realtà. A noi ci ha fatto quasi dispiacere che arrivasse questa notizia perché fondamentalmente le parole dette nel post partita dopo Bologna-Juventus sono belle parole. Sono parole di uno che vuole tenersi la squadra sulle spalle, visto che quelle di Matthijs sono belle larghe, sono anche belle comode e belle sicure, nonché le migliori di un difensore centrale in circolazione, tra i migliori. Come la pensate a riguardo? Cosa pensate che potrebbe succedere a fine stagione? Sicuramente per giugno 2022, non per gennaio. La Juventus non ha mai fatto cose clamorose in quanto squadra e società, obiettivi da raggiungere e un gruppo da portare avanti, come hanno specificato Arriva Bene e Cherubi. Cominciamo a parlare di quello che secondo me sarà l'esito finale di tutta questa storia? OneFootball, ragazzi, primo link in descrizione, applicazione completamente gratuita, scaricabile nel primo link in descrizione per iOS Android, perché alla fine rimaniamo sempre aggiornati su tutto, le notizie della vostra squadra del cuore, risultati in tempo reale, notizie di calciomercato, quello invernale che si aprirà soprattutto con un riferimento importante ai contratti in scadenza, sia nel 2022, perché ragazzi, o si rinnovano i contratti o si comprano a zero i giocatori, con ovviamente ingaggi importanti, oppure anche quelli che vanno in scadenza nel 2023. Stipendio 8 milioni più 4 di bonus. Comunque scarica l'applicazione perché tutto questo lo puoi sapere tramite l'app e ci sono anche gli highlights di tutta la Serie A e di altri campionati in giro per l'Europa. Detto questo, Raiola, la frase è pronto per un nuovo step, è pronto per andare ancora più avanti nel suo percorso. Molti l'hanno presa come una cosa navale, ma non l'ha detto perché vuole andare via. Magari è pronto per uno step di essere, capito, un giocatore più dentro il progetto Juve, un altro rinnovo. E poi in realtà tutto quello che sembrava una voce tranquilla, vedi. Io penso che tutti noi sappiamo quali club posso menzionare per il futuro di Matthijs, inteso come prossimo step. Vedremo quest'estate. Premier League. Potrebbe essere anche il Barcellona, il Real Madrid o il Paris Saint-Germain, ha detto Raiola, sempre per tenere comunque tutto quanto bollente e caldo. Allora, perché io sarei contrario, ma chi della cessione di Matthijs? Perché tutti noi vorremmo vedere partire altre persone, sicuramente. Ma io sono convinto che se chiedessi a 20 juventini faresti partire De Ligt o Dybala, sarebbe una bella domanda, ma sono sicuro che rispondereste con Dybala. Per il fatto che un giocatore è sempre più no che sì in mezzo al campo, sia perché è anche fuori dal campo, sempre un problema fisico. E perché come De Ligt, secondo me, nel suo ruolo fai fatica a trovarne, è insostituibile ed è un po' come la situazione di Cancelo, quando tu avevi in squadra un terzino che adesso lo vedi sfavillare cose assurde, perché ragazzi è come quando un tifoso della Roma guarda adesso Salah, dice ce l'avevo io in squadra. Però come fai, soprattutto se a noi offriranno chissà quale cifra, come l'hanno offerta per Cancelo, che l'hanno reso uno dei migliori terzini più pagati nella storia del calcio, potrebbe diventarlo Matthijs de Ligt già per noi, facendo una follia economica. Se la cifra che ovviamente ci strapperà via dalle vesti bianconere Matthijs de Ligt da un'altra squadra fosse superiore a quella che ci ha portato a noi Matthijs 3 stagioni fa in bianconero, mamma mia ragazzi, staremo parlando di un numero a 3 cifre. Fondamentalmente sappiamo che noi, che siamo una squadra che basa il suo DNA su grandi difensori, storici, e già riuscire a trovare una linea in prospettiva dopo Chiellini, Bonucci, che comunque sono la coppia dei centrali che ha vinto l'Europeo, quindi in questo momento una coppia direi molto importante, aver trovato un successore, averlo in squadra come Matthijs de Ligt ti permetteva di poter continuare quella che era una tradizione di grandi difensori in maglia bianconera. Evidentemente però noi non abbiamo fatto un conto con una cosa, il fatto che in questo momento la Champions League il posizionamento non è una cosa sicura. E sicuramente quello può far traballare Raiola e anche vederla in prospettiva, anche se non ci fosse stato nessun contatto con la Juventus. Però insomma, sentiamo parlare Arriva Bene nel prepartita di Bologna-Juve e afferma che non ci saranno movimenti di mercato. Rimaremo con quelli che siamo, valorizzeremo la rosa in fatto a convinzione. Raiola in questo momento, anche se si potesse discostare dalla Juventus, è normale che fa un attimo i conti in tasca della Juve e dice: ah, questi non vogliono vendere nulla? O almeno dicono questo? Io magari non ne so niente, nel dubbio però so che la Juventus prima o poi dovrà cedere qualcosa.
E chi meglio di De Ligt potrebbe fruttare la Juventus in entrate importanti? Nessuno. È il giocatore che porterebbe più soldi in entrata con Chiesa. Assolutamente. De Ligt penso che ancora più giovane di Chiesa, classe 99, 22 anni ragazzi, un giocatore che chiunque lo prende sta tranquillo fino alla fine della sua carriera. Questo è un conto da fare. L'altro conto da fare non è soltanto quella cifra, ma il fatto di rinnovargli il contratto. Ragazzi, ogni giocatore, quando un contratto scade, quando poi vuole essere rinnovato, i soldi devono essere sempre di più. La Juventus offre al ragazzo 8 milioni più 4 di bonus. State capendo quanti anni o mesi, perché vabbè, dai, sono passati per discutere il rinnovo di Dybala, che dovrebbe arrivare come regalo di Natale, inizio anno nuovo, dove la Juve deve fare uno sforzo incredibile per potergli permettere un rinnovo. E che sta succedendo? La Juve la sta facendo 2 più 2. Se faticano così tanto a rinnovare Dybala per dargli una cifra, secondo me sarebbe quasi alla pari di quello che va a percepire Matthijs, che è in questo momento il più alto. Sa che la Juventus in questo momento avrà quello che si merita, in base a quello che farà. E non sono sicuro che la Juventus, anche dovesse arrivare tra le prime quattro in Champions League, quindi avere altre missioni comunque di possibilità di essere una squadra delle prime quattro, e magari centrare un qualcosa di più di un ottavo di Champions League, perché si sa la differenza ragazzi che c'è da fare un quarto di finale, una semifinale, una finale in quanto a immissione. De Ligt arrivò quando la Juventus diciamo che navigava o in finale o ai quarti di finale, la squadra era qualcosa di mostruoso, si prese il ragazzo perché c'era Ronaldo in squadra, perché venivamo dall'anno prima dove avevamo Cancelo, dove avevamo tanta gente, fu preso perché era in un progetto di una Juve che vinceva gli scudetti. Questa ad oggi non è una squadra che può vincere lo scudetto, si candida tra le favorite assolutamente, ci sono sempre queste considerazioni da fare. Quindi è normale che Matthijs può avere sempre, finirà nel vortice di quelle squadre dove finiranno tutti i giocatori nel mondo. In Premier League, al Chelsea, al Liverpool, al City, allo United, al Paris Saint-Germain, al Real Madrid, al Barcellona, che anche se ricoperta da problemi, può essere sempre una squadra che a detta di Raiola in uno o due anni può tornare ai grandi livelli e non la esclude tra le candidate. E sicuramente in difesa lì sì che servirà una mest futuro, più che nelle altre squadre. Mi verrebbe da dire forse quella che ne potrebbe necessitare di più sarebbe il Chelsea, per andare a sostituire la figura di Thiago Silva, di un Rudiger in partenza, ecco. Oppure comunque il Barcellona, che va a perdere quello che era il famoso, incredibile Piqué storico, per andarlo a rimpiazzare con un grande difensore centrale. Cifre che comunque chissà quanto saranno alte. La Juventus, che deve, non so se l'avete capito quest'estate, quanta fatica è stata fatta per portare Locatelli alla Juventus con una cifra esatta che sia a rispettare tutto quello che sarà della Juve del futuro. Una Juve che deve fare i conti in tasca e deve comprare i giocatori limando gli stipendi. Io non so cosa arriverà quest'estate e non so se questo inverno già avremo il parte 1 di quello che sarà il parte 2 della tabula rasa che sarà fatta quest'estate, anche a livello di giocatori che devono andarsene, esuberi. Normale che la Juventus non avrà mai fatica a vendere De Ligt, farà tanta fatica a vendere i vari Rabiot, Ramsey, lo sappiamo, perché per noi è molto semplice. I soldi che noi risparmiamo, che non diamo a Rabiot e Ramsey, li diamo a De Ligt e gli rinnoviamo il contratto. Fosse così facile, e soprattutto mettiamoci nei panni di Matthijs De Ligt, vede la sua squadra, che comunque sia, non so quanto potrebbe essere così forti quest'estate comprando eventuali giocatori, anche andando a togliere i semi medi scarsi, i giocatori della rosa, gli esuberi. Quanto arriverà a essere il prossimo anno alla Juve a giugno alla pari delle altre potenze europee? Non potrà mai essere. Normale che Matthijs vorrebbe giocare in una squadra dove la fase difensiva, certo, alla Juve si fa bene perché abbiamo un allenatore che valorizza i difensori centrali. Quindi magari nella prospettiva futura la Juventus non avrà magari la fatica di riuscire a trovare dei difensori che Allegri saprà far rendere. E quindi la Juventus in questo momento si può anche mettere un attimo lì a tavola a ragionare. Stiamo rinnovando Dybala o uno o l'altro? Dybala, capitano, Juventus, ormai lo rinnoviamo perché sennò lo perdiamo a zero. La fatica abbiamo fatto per Dybala, non possiamo farla per De Ligt. Ragazzi, non siamo più nei tempi dove si vincevano gli scudetti e i problemi erano Romero all'Atalanta, Demiral all'Atalanta, Spinazzola alla Roma. C'erano le riserve della Juve che poi erano sempre state sostituite negli anni con trofei portati a casa. Quando la Juve poi arriva quarta,
arriva quinta, è normale che poi i giocatori forti non restino. Ognuno ha quello che si merita, è normale. Noi stiamo a urlare, a disperarci per i risultati, ma la Juve che domina i campionati non esiste più. E in Europa non siamo tra le prime quattro. Punto! Quest'anno dovessimo arrivarci, sarebbe un autentico miracolo. Ma non so se basterebbe quello a far rimanere De Ligt. Sicuramente non ci possono essere i miracoli. Sappiamo che in Inghilterra ci sono più possibilità di portare soldi, accontentare gli stipendi di questi giocatori. Andremo sempre a tendere in un finito brutto, ovviamente osceno, dove chissà quanto arriveremo. Se De Ligt percepirà più di 10 milioni netti a stagione a 23 anni, dove arriveremo con Gavi che fa 4 skill in 5 partite di fila, il nuovo Messi, magari gli danno il contratto a 6 milioni, è del 2003, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Detto questo, vedremo, sicuramente non c'è da preoccuparci per gennaio, per giugno ci dovremo confrontare con questa situazione, è normale ed è ovviamente anche un discorso per poi poter investire sulla squadra a centrocampo in attacco. Sperando che poi esistino nel mercato giocatori che alla Milenkovic, mi viene da dire. Questo ci dovremo aspettare, ragazzi, è normale. E Allegri penso che è stato preso anche per questa situazione qua. Essere consapevoli che questa Juve dovrà accettare dei grossi tagli lì davanti. E non con rassegnazione, ma con consapevolezza. E quindi prendere quello che gestisce le situazioni. Quello che se va a perdere De Ligt riesce a non disperarsi. E anche per questo, ragazzi, che credete? Che Chiellini sia stato fatto un biennale chissà perché? O non se lo sono immaginati che Dybala poteva rinnovare il contratto, De Ligt aveva uno stipendio talmente tanto alto da non potercelo più permettere? Te lo puoi permettere quando domini i campionati, arrivi sempre in semifinale tra le prime quattro in Champions League? E certo, periodo del Covid, in altri campionati non sentono i danni? Non possiamo fare la morale sui diritti televisivi inglesi? Questa cosa si sa da quest'estate e te l'hanno sbattuta in faccia, molto chiaramente. Nessun pianto, nessuna disperazione, sul fulmine a ciel sereno. Hanno twittato oggi che era ieri, il 19 dicembre, potevano farlo il 19 ottobre, 19 novembre. Si tenderà sempre a essere noi il campionato che metterà alla luce i campioni, che preleveremo da qua e là o ci capiteranno al massimo gli esuberi di squadre eccellenti che però hanno stipendi mostruosi. Magari il Manchester un giorno prenderà Haaland e di scarto, oh, mi è scappato un Martial, questo lo do in Italia. Questi giocatori qua però alla lunga tenderanno a essere imprendibili perché sono già ricoperti di tanti, tanti milioni all'anno. Stile Sanchez. Detto questo basta. Spero di avervi un po' aperto gli occhi. Anche io vorrei tanto tenere Matthijs. Ma questo è. Non saremo di certo con molta probabilità una delle squadre più forti al mondo nei prossimi mesi. Bella.